ovviamente dandoci un tempo restrittivo di un quarto d'ora, 20 minuti, e poi ovviamente avremo poi tutto il tempo per approfondire tutte le questioni e eventualmente porvi delle domande. Prego. Bene, buongiorno a tutti, sono Filippo Brandolini, grazie dell'invito, grazie dell'opportunità che ci è stata data di poter interloquire con la vostra commissione. E nella giornata di ieri, in tarda serata, abbiamo inviato la memoria che il Presidente prima citava, quindi cercherò di riprendere nei tempi che ci sono stati dati per punti i temi essenziali, poi il sottoscritto come i colleghi di Utilitalia siamo a disposizione per rispondere a domande e effettuare approfondimenti e chiarimenti. Mi preme sottolineare innanzitutto che a partire dallo scoppio dell'emergenza epidemiologica, alla fine del mese di febbraio, la gestione dei rifiuti urbani e più in generale i servizi di igiene ambientale hanno continuato a operare senza soluzione di continuità, in quanto servizi pubblici essenziali. Le nostre associate, ma nel complesso tutto il settore, hanno risposto con spirito di responsabilità e massima attenzione per fare fronte alla crisi che ha vissuto e che tuttora sta vivendo il Paese, mostrando grande capacità di adeguamento e di resilienza nel proprio operare quotidiano. E quindi con l'occasione vorrei anche approfittare per inviare virtualmente un ringraziamento alle lavoratrici e ai lavoratori che in questi mesi hanno prestato la loro opera per garantire la continuità di questo servizio in sicurezza. L'emergenza sanitaria ha naturalmente prodotto impatti sotto vari aspetti alla gestione del servizio rifiuti, sia nelle fasi di raccolta che di trattamento, sia per quanto riguarda i rifiuti urbani, sia per quanto riguarda altre tipologie di rifiuti. Ripercorrendo rapidamente per punti i contenuti della nostra memoria, parto sottolineando che questa situazione emergenziale ha prodotto impatti innanzitutto sull'organizzazione del lavoro. Organizzazione del lavoro che è stata anche rimodulata sulla base di accordi su vari livelli sottoscritti con le organizzazioni sindacali, uno di carattere generale, quella che le parti datoriali hanno sottoscritto con il governo, poi scendendo fino alle organizzazioni sindacali di categoria con Utilitalia per il settore ambientale. Da questi protocolli che hanno in qualche modo stabilito regole e modalità di organizzazione del lavoro, anche per garantire la sicurezza sul lavoro, e hanno anche comportato la creazione di comitati aziendali di crisi, sono discese varie scelte che appunto hanno consentito di riorganizzare il lavoro mantenendolo il più possibile in sicurezza. Quindi sono stati rimappati processi lavorativi, previsto il distanziamento sociale, compartimentazione degli spazi lavorativi, riformulazione del nastro orario, attuazione del lavoro agile o smart working, come si preferisce definire, riduzione di attività di contatto col pubblico, come per esempio quelle di sportello, e ricorso a strumenti integrativi e agli ammortizzatori sociali, come le ferie, le banche ore, e solo in ultima istanza fondo integrativo di solidarietà o la cassa integrazione. Ha comportato anche attività inedite di sanificazione dei luoghi di lavoro, così come la necessità del reperimento dei dispositivi di protezione individuale, mascherine, guanti per intenderci, che in una prima fase, come peraltro anche per altri comparti, sono stati problematici. È stato problematico il reperimento, ma via via il problema si è attenuato e quantomeno risolto in molte aree del paese. E in secondo luogo, per quanto riguarda i servizi, naturalmente ha comportato questa emergenza anche una riorganizzazione dei servizi,
in particolare per organizzare raccolte dedicate ai pazienti positivi al Covid o ai cittadini in quarantena, seguendo le istruzioni che sotto questo profilo sono state opportunamente e tempestivamente fornite dall'Istituto Superiore di Sanità. Sono stati effettuati interventi di sanificazione dei luoghi, del suolo pubblico in molte realtà del paese. Quindi questo per quanto riguarda il lato di nuovi interventi. Sono stati anche sono anche stati sospesi o ridotti servizi invece usualmente programmati, in particolare la gestione dei centri di raccolta per evitare l'assembramento di persone. È stato ridotto lo spazzamento manuale in funzione anche delle ridotte esigenze. Sono stati anche qua e là nel territorio, anche sulla base delle ordinanze delle regioni o degli enti locali, riviste l'organizzazione di alcuni servizi alle utenze sia domestiche che non domestiche. Naturalmente questo ha comportato impatti in termini di efficienza complessiva, anche perché i nostri servizi sono vincolati, hanno vincoli che derivano dal contratto nazionale di lavoro, derivano da organizzazioni complessive dei servizi che non sono subito immediatamente flessibili, anche per appunto ridurre il più possibile i rischi di contagio per i lavoratori. Terzo aspetto riguarda il tema del trattamento dei rifiuti. Naturalmente il lockdown nelle prime settimane, peraltro applicato in via graduale, ha determinato sulla produzione dei rifiuti modifiche, talvolta anche repentine. Abbiamo registrato sicuramente una decisa contrazione nella produzione dei rifiuti speciali di origine produttiva, legato appunto al lockdown delle imprese manifatturiere, delle imprese industriali produttive. Abbiamo registrato, qui siamo a livello naturalmente di valutazioni qualitative sulle quali non abbiamo ancora la disponibilità di analisi che fondano su numeri e statistiche, abbiamo registrato un tendenziale aumento dei rifiuti domestici, in particolare del rifiuto organico, a fronte del fatto che le famiglie, i cittadini sono stati maggiormente nelle proprie case per via del distanziamento sociale e delle restrizioni al movimento delle persone. Abbiamo registrato una forte diminuzione dei rifiuti urbani assimilati, ovvero quei rifiuti prodotti dalle imprese, in particolare del commercio, del turismo, del terziario, che vengono gestiti all'interno dei rifiuti urbani. Registriamo un aumento della produzione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo. Abbiamo registrato, questo è un allarme che è giunto in particolare dai gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti organici, impianti di compostaggio, la mancanza di rifiuto verde strutturante per gli impianti di compostaggio appunto, a seguito del blocco delle attività di manutenzione del verde pubblico e privato. Sono state evidenziate criticità da parte di altri soggetti che poi si sono riflessi anche sul nostro sistema, in particolare i consorzi di filiera che gestiscono buona parte dei flussi di scarto, degli scarti da raccolta differenziata. Tutto questo assieme a problemi che si sono generati rispetto all'export dei rifiuti, cui il nostro paese fa strutturalmente ricorso da vari anni, e che più tardi esamineremo più nel dettaglio, e dicevo, tutto questo ha causato anche oscillazioni nel mercato del trattamento dei rifiuti e penalizzato i gestori, per i quali la stabilità dei flussi è elemento indispensabile di pianificazione. Prima citavamo le disposizioni, le raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità per quanto riguarda in particolare
i rifiuti da soggetti contagiati o in quarantena, a queste disposizioni va anche aggiunto quanto previsto per quanto riguarda lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale. L'Istituto Superiore di Sanità ha indicato che sia per i soggetti positivi che risiedono ancora nei propri domicili o in quarantena, sia per i soggetti sani, sia per gli operatori dell'igiene urbana, tutti questi dispositivi possono essere trattati nella frazione indifferenziata come urbani e quindi gestite secondo le procedure vigenti sul territorio, riducendo quanto più possibile, evitando la loro manipolazione e privilegiando il ricorso agli impianti di incenerimento per il loro smaltimento. Sono state fatte anche delle stime, in particolare da ISPRA, se non ricordo male, proprio nell'audizione che la vostra commissione ha avuto con i tecnici di ISPRA, quindi a quelle stime ci rifacciamo. Si tratta potenzialmente di quantità importanti di dispositivi di protezione individuale, soprattutto da ora in poi, dall'inizio di questa cosiddetta fase 2 in poi, nell'ordine potenzialmente di alcune centinaia di migliaia di tonnellate di rifiuti. Riteniamo però che questi quantitativi non modificano l'equilibrio, purtroppo comunque strutturalmente precario, del nostro paese per il trattamento dei rifiuti urbani, anche alla luce del fatto che, come vedremo più tardi, c'è stata una riduzione nella produzione appunto dei rifiuti urbani. Per quanto riguarda i rifiuti sanitari a rischio infettivo, non siamo in grado di fornire valutazioni particolarmente approfondite, quantomeno sulla base della nostra esperienza, in quanto le imprese associate a tutta l'Italia non sono impegnate nella raccolta e nel trattamento dei rifiuti sanitari, a meno di quelle imprese che gestiscono impianti di termovalorizzazione per rifiuti urbani o rifiuti speciali non pericolosi, che all'interno delle loro autorizzazioni hanno delle capacità, peraltro generalmente molto ridotte, di trattamento di rifiuti sanitari a rischio infettivo e quindi classificati come pericolosi. Abbiamo cercato di inquadrare meglio questo tema, anche perché da più parti sollecitati da una rapida indagine e analisi di dati volti internamente tutta l'Italia, probabilmente incompleta per la difficoltà di reperire dati aggiornati a fonti ufficiali, possiamo comunque portare come contributo ai lavori della vostra commissione il fatto che abbiamo individuato sostanzialmente tre tipologie di impianti che servono i rifiuti sanitari. Sono impianti dedicati specificatamente, principalmente all'incenerimento dei rifiuti sanitari pericolosi e non, ma non in maniera esclusiva. Alcuni di questi impianti possono trattare altre categorie di rifiuti speciali. Ne abbiamo censiti almeno 9. Ci sono poi gli impianti di sterilizzazione dei rifiuti sanitari, che sono comunque impianti intermedi e non finali, in quanto l'esito del trattamento dei rifiuti presso questi impianti viene poi inviato a successivo trattamento in impianti di incenerimento o cementifici, o comunque viene prodotto un combustibile da rifiuti CSS. Abbiamo individuato 6 di questi impianti, ma sappiamo che ce ne sono sicuramente altri, e abbiamo poi censito 11 impianti destinati principalmente al recupero energetico di rifiuti urbani e di rifiuti speciali non pericolosi. Hanno però, come dicevo, autorizzazioni per capacità molto limitate, che abbiamo stimato complessivamente per questi 11 impianti poco sopra le 40.000 tonnellate per il trattamento di rifiuti sanitari. Per quanto riguarda la produzione
il trattamento presso gli impianti appunto di imprese associate. I dati che abbiamo raccolto ve li forniamo, sono ritrovati in maniera analitica nella memoria, anche se la nostra valutazione è che forse non sono particolarmente significativi. Nel 2019, negli 8 impianti sugli 11 autorizzati che abbiamo esaminato, sono state trattate 5.253,4 tonnellate di rifiuti sanitari pericolosi, con un incremento significativo sotto il profilo percentuale, perché è più 23%, 24% rispetto al 2019, ma come dicevo prima si tratta di quantità molto limitate, quindi le percentuali hanno un senso relativo. E comunque nella memoria troverete spiegati in maniera più analitica questi dati e il raffronto rispetto agli anni precedenti. Fin dall'inizio dell'emergenza abbiamo monitorato la produzione di rifiuti presso imprese associate. Hanno fornito dati complessivamente 44 imprese associate per una popolazione servita che supera i 12 milioni di abitanti. Sono imprese principalmente insediate nel centro nord Italia, quindi nelle regioni maggiormente colpite dall'emergenza sanitaria. Ovviamente questi dati sono indicativi, ma non hanno una valenza statistica, in quanto, come dire, sono, diciamo, riferiti ad alcune realtà territoriali e non a tutto il territorio nazionale, e quindi vi forniamo questi dati, ma vi chiedo il massimo della cautela nel loro utilizzo. Comunque, in buona sostanza, noi abbiamo registrato da questo campione di imprese che ci hanno fornito i loro dati nel periodo 21 febbraio 9 maggio una riduzione nella produzione dei rifiuti urbani che è attorno al 14%, il 14,2%. Abbiamo anche chiesto alle nostre imprese associate di segnalarci l'andamento delle raccolte differenziate e dei rifiuti residui. Le raccolte differenziate sono diminuite per il 12,8% e i rifiuti residui per il 14,4%. Quindi, come si vede da questo campione, la riduzione dei rifiuti ha riguardato sia la riduzione dei rifiuti urbani residui, sia la riduzione dei rifiuti differenziati. Poi non siamo in grado di fornire elementi quantitativi. Dal punto di vista qualitativo possiamo sottolineare che tendenzialmente registriamo un aumento nell'ambito delle raccolte differenziate dei rifiuti organici, e anche un aumento, peraltro dichiarato dallo stesso Corepla, dei rifiuti da differenziati da imballaggi in plastica, un aumento di circa il 7%. Possiamo stimare invece una riduzione di altri flussi, altre matrici di rifiuti raccolti in maniera differenziata, ovviamente in particolare i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, perché con la riduzione dell'attività, se non la chiusura totale dei centri di raccolta, questi rifiuti, e anche la riduzione dei servizi domiciliari per la raccolta di rifiuti ingombranti, questa particolare tipologia di rifiuti sicuramente non Scusi se la interrompo, solo per chiedere un chiarimento. Su questa cosa della diminuzione della percentuale di raccolta differenziata, vorrei capire, nel senso, normalmente la raccolta differenziata si misura in percentuale, cioè rispetto alla produzione totale di rifiuti noi differenziamo chi 70, chi 20, chi 30, insomma la percentuale rispetto al totale. In questo caso, visto che il quantitativo generale di rifiuti urbani è diminuito, la diminuzione del 12% della raccolta differenziata significa sul quantitativo totale, ma in proporzione, se un comune, faccio un esempio, faceva la raccolta differenziata al 60%, diminuendo un po' tutto, comunque quel 70% grosso modo è rimasto, oppure
è diminuita proprio anche in termini relativi. La domanda è assolutamente chiara, i colleghi che sono collegati mai verificano bene i dati per dare una risposta puntuale, posso anticipare che queste riduzioni percentuali sono volume di rifiuto urbano totale 2020 confrontato con lo stesso periodo del 2019, volume di rifiuto totale differenziato 2020 confrontato con lo stesso periodo del 2019. Ci sentiamo di poter affermare, poi se siamo in grado di dare un dato lo diamo oggi o casomai nei prossimi giorni, che le attività di raccolta differenziata non sono venute meno e soprattutto non è venuta meno la, diciamo, l'attenzione dei cittadini verso la raccolta differenziata. Era uno dei timori che potevamo nutrire all'insorgere di questa emergenza, invece abbiamo visto che non ci risultano quantomeno fenomeni in questa direzione. Sottolineo anche che questo è un dato medio, nelle varie realtà lo trovate nella memoria, ma rispetto a questo siamo in grado anche di darvi una specifica analitica più dettagliata. Ci sono molte realtà in cui i volumi di raccolta differenziata sono anche aumentati, a testimonianza del fatto che i progetti di potenziamento della raccolta differenziata previsti in alcuni territori non sono venuti meno, non sono stati sospesi per via dell'emergenza coronavirus. Lo posso testimoniare anche per quello che so del territorio da cui provengo. Poi i miei colleghi, semmai al termine della mia relazione, possono precisare meglio questi dati. Proseguendo sul tema dell'export, del quale prima ho fatto un riferimento, l'export dei rifiuti è stato soprattutto nelle prime settimane, quasi immediatamente con l'insorgere dell'emergenza, è stato un problema, anzi è stato un problema ancora prima in Italia, perché l'Italia ha proceduto al lockdown prima degli altri paesi europei, per cui ci siamo ritrovati a dover gestire in ambito nazionale flussi di rifiuti destinati all'estero. Questi problemi sono proseguiti nelle settimane e nelle ultime settimane invece c'è una riapertura timida delle frontiere. Riteniamo che nel giro di poco la situazione si possa lentamente normalizzare. Che tipologie di rifiuti sono state coinvolte da questo blocco? Sono stati rifiuti come derivanti dal trattamento di rifiuti urbani, quindi il CSS, il Plasmix, quindi gli scarti del riciclo della plastica, o varie tipologie di fanghi, sia fanghi di depurazione che fanghi di cartiera. Quindi questi flussi sono stati in qualche modo gestiti a livello nazionale anche grazie agli interventi normativi emergenziali che sono stati previsti dalle regioni con proprie ordinanze o dal quanto suggerito dalla quanto mai opportuna circolare del Ministero dell'Ambiente. Sottolineo che le ordinanze delle regioni hanno consentito in particolare deroghe per lo smaltimento in discarica di queste tipologie di rifiuti, ovvero hanno consentito di aumentare quantitativamente e temporalmente la possibilità di stoccaggio dei rifiuti nelle varie tipologie impiantistiche. Solo per dare un numero, abbiamo stimato dai dati che ci hanno comunicato le aziende associate, parte di aziende associate, non tutte, che questo deficit di export viaggiasse attorno alle 2.300-2.400 tonnellate a settimana, che se le proiettassimo su base annua sarebbe una quota che viaggia verso le 120-130.000 tonnellate. Possono apparire numeri non grandi rispetto al volume complessivo dei rifiuti prodotti annualmente, i rifiuti urbani sono prodotti sono circa 30 milioni di tonnellate all'anno,
Si tratta però di numeri importanti rispetto alle quote che annualmente vengono esportate. Si tratta infatti di circa il 17,45% di tutte le esportazioni italiane di rifiuti urbani o rifiuti speciali derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani. Come dicevo però, la situazione pare che stia rientrando e quindi ci sentiamo di poter dire che l'allarme, come dire, sia un allarme che possiamo ritirare sotto questo profilo. Dicevo prima, a proposito dell'export, che i problemi sono stati risolti grazie agli interventi in emergenza con ordinanze delle regioni, degli enti locali, e anche grazie alla circolare del Ministero dell'Ambiente del 27 marzo. Sottolineo che questa situazione, questa emergenza ha evidenziato quelli che sono alcuni degli aspetti di debolezza strutturale del nostro sistema di gestione dei rifiuti nel paese, ovvero un ricorso strutturale all'export, il ricorso a impianti di altre filiere produttive che in questo caso, causa il lockdown, hanno prodotto subito un impatto per quanto riguarda la gestione dei rifiuti. Possiamo citare i cementifici che trattano varie tipologie di rifiuti, dal CSS che prima veniva citato, alle scorie degli inceneritori come aggregati per la produzione di cemento, ma possiamo pensare anche alle fonderie, alle cartiere, pennellifici che per alcune settimane hanno ritirato in maniera ridotta o per nulla i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, mettendo in grave difficoltà il sistema delle raccolte differenziate appunto e del riciclo. Questo testimonia il fatto che sistema resiliente si deve basare su capacità impiantistiche che abbiano anche dei backup, delle capacità di riserva e che si possa operare con flessibilità rispetto alla gestione di tutti i flussi di rifiuti. Sotto questo profilo è stato importante che il Ministero dell'Ambiente abbia suggerito alle regioni, laddove già non si è previsto che gli impianti di termovalorizzazione lavorassero a saturazione del carico termico, per chi non è strettamente addetto ai lavori, spiego che alcuni impianti di termovalorizzazione sono autorizzati a tonnellate e quindi possono avere delle capacità residue in funzione delle caratteristiche del potere calorifico del rifiuto. La saturazione del carico termico è stata funzionale a utilizzare quelle capacità generalmente non utilizzate per appunto dare una risposta a questi flussi di rifiuti che non hanno trovato sbocco all'estero. Pensiamo in particolare agli scarti della raccolta differenziata o alle potenziali maggiori volumi di rifiuti indifferenziati legati alle raccolte dedicate ai i soggetti contagiati, ovvero in quarantena. Sotto questo profilo alcune regioni hanno chiesto soccorso alle regioni dotate di questi impianti, così come più in generale alle indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, che hanno visto nell'incenerimento un sistema impiantistico che garantisse maggiormente la sicurezza sanitaria, per esempio. In alcune regioni alcuni flussi di rifiuti che sono stati erano destinati al trattamento meccanico biologico al successivo smaltimento in discarica sono stati avviati appunto in questi impianti utilizzando anche la misura della saturazione del carico termico. Avviandomi rapidamente alla conclusione, noi forse diciamo l'aspetto più critico che il sistema sta vivendo in questo momento è l'aspetto finanziario. Sicuramente anche a livello parlamentare avrete avuto modo di approfondire e discutere le varie criticità finanziarie
e riguardano il sistema delle imprese o il sistema paese, tra queste criticità c'è sicuramente quella che riguarda i gestori del servizio di rifiuti. E sono criticità sia finanziarie ed economiche. Finanziarie perché il ritardo, il posticipo, il ritardo nella fatturazione, quindi nella riscossione, mina appunto la solidità finanziaria delle aziende che hanno continuato, come dicevamo subito all'inizio, le loro attività in sicurezza, quindi anche con costi inediti, e nel fare questo hanno continuato a pagare stipendi, a pagare fornitori. Quindi vogliamo, come dire, rappresentarvi la preoccupazione del sistema, soprattutto più urgente per le imprese più piccole monoservizio rispetto a questa situazione finanziaria. In prospettiva anche il timore che ci possa essere un impatto economico rilevante, perché da parte di soprattutto di molti comuni si sta dando riscontro positivo alle richieste di molte utenze non domestiche, pensiamo in particolare al comparto del commercio non alimentare, al comparto del turismo, della ricettività alberghiera, della ristorazione, e stanno legittimamente, comprensibilmente chiedendo uno sgravio tariffario importante per il periodo di chiusura totale, di lockdown, non avendo prodotto rifiuti, non avendo fruito del servizio, ma anche chiedendo supporto per la ripresa delle attività, che non sarà sicuramente ancora per un lungo periodo un ritorno a regime. Questo produrrà una riduzione del gettito, sul quale sono importanti le misure previste da ARERA, dall'autorità di regolazione, ma soprattutto è importante che il governo preveda dei fondi a copertura parziale di questo gettito. Noi abbiamo, l'ho ritrovato in memoria in maniera più analitica, anche cercato di stimare quello che può essere la potenziale riduzione del gettito sulla base di quelle che sono le utenze non domestiche maggiormente colpite dal lockdown, e sulla base di quello che può essere il periodo di non fruizione del servizio. Abbiamo stimato che questa riduzione di gettito possa essere attorno al 1.300.000.000 a livello nazionale, o arrivare al 2.500.000.000 se si considerano 6 mesi di riduzione o sospensione delle attività. Ricordo che ARERA nella sua delibera ha previsto un primo provvedimento che ha considerato 2 mesi di lockdown per la parte variabile dei rifiuti, grosso modo, e Cuba 400 milioni di euro. Seconda considerazione che riteniamo opportuno portare, e poi mi avvio davvero a concludere, questa commissione, alla vostra commissione, è che questa situazione emergenziale ha messo in luce, come dicevo prima, facendo riferimento agli aspetti impiantistici, ora lo faccio in riferimento all'organizzazione del lavoro, alcune debolezze di questo settore. Questo, ricordiamolo, è un settore labor intensive, circa 40, 50, 60% dei bilanci dei costi sono costi del lavoro. È un settore che sconta un'età media dei lavoratori molto elevata, quindi ci stavamo già ponendo un tema di sicurezza del lavoro in un settore che fa ancora ricorso in maniera importante al lavoro manuale, e quindi alla necessità dell'innovazione tecnologica, dell'innovamento dei mezzi di raccolta per ridurre e minimizzare gli oneri e i rischi che derivano dalla movimentazione manuale. Ma a questo si aggiunge anche la necessità di rendere più sicuro questo lavoro alla luce di quella che è stata l'emergenza sanitaria, e quindi il rischio di contagio. Quindi ridurre il più possibile la manipolazione del rifiuto, il contatto del rifiuto, anche diciamo il contatto sociale sul luogo di lavoro, significa pensare appunto a investimenti importanti per l'innovazione tecnologica, l'automazione
il più possibile dei processi, sia nella fase di raccolta sia anche nella fase di trattamento dei rifiuti. Tutto questo, come dire, questa transizione assolutamente necessaria, a nostra opinione, richiede la pianificazione finanziaria e temporale degli investimenti a carico delle aziende, che dovranno essere in grado di conciliare appunto un elevato livello di qualità dei servizi con un altrettanto elevato grado di tutela della sicurezza, con l'indispensabile apporto costruttivo degli enti preposti che con spirito collaborativo devono aiutare, devono accompagnare questo processo. Infine, ultima rapidissima considerazione, abbiamo parlato della fase emergenziale, abbiamo parlato delle criticità emergenti che ci impegneranno in questa fase di fuoriuscita dalla fase 1 e di gestione della fase 2, ma vogliamo alzare lo sguardo anche al futuro e quindi guardare agli obiettivi che abbiamo di fronte, in particolare per la transizione all'economia circolare. Quindi abbiniamo la ripresa alla transizione all'economia circolare. Domani saremo auditi alla Camera proprio sul pacchetto di recepimento delle direttive europee sull'economia circolare. Riteniamo che alcuni insegnamenti importanti che questa emergenza ci ha dato possano essere utilizzati anche in questa fase e quindi individuare nel codice degli appalti come nei procedimenti autorizzativi delle misure che possono portare a riduzione dei tempi, a semplificazione. Intervenire sulla normativa, per esempio dell'end of waste, per dare maggior certezze, alle aziende e quindi favorire gli investimenti in questa fase particolarmente, difficile, quindi favorire più in generale, gli investimenti per la transizione all'economia circolare, attraverso anche, una strategia nazionale che in qualche modo indirizzi, questi investimenti. E utilizzando l'importante, il positivo strumento che rappresenta la regolazione nazionale sui rifiuti, ovvero ARERA, per appunto aiutare questo processo. Noi abbiamo prodotto una serie di proposte sul settore dei rifiuti, come sugli altri settori di cui si occupa Utilitalia, che potrebbero comportare investimenti negli anni a venire. Di svariati miliardi di euro. Nel settore ambientale non stiamo parlando di volumi di investimenti importanti come nel settore energetico, nel settore idrico, ma comunque sono investimenti strategici e decisivi per appunto il perseguimento di obiettivi di economia circolare. Abbiamo stimato che con 6-7 miliardi di investimenti potremmo supportare il processo di transizione per il pieno raggiungimento degli obiettivi dell'economia circolare al 2035 e questo processo, oltre, come dire, a favorire la realizzazione di quegli impianti che mancano, in particolare nelle regioni del centro-sud Italia, in particolare per la gestione dei rifiuti organici e dei rifiuti residui indifferenziati, degli scarti del riciclo, oltre a dare un contributo importante sotto il profilo economico, produttivo, occupazionale, darebbero dei risultati importanti anche sotto il profilo ambientale, non solo per la gestione dei rifiuti, ma in termini di riduzione delle emissioni di CO2. Abbiamo stimato di emissioni climalteranti, abbiamo stimato che realizzando gli impianti che sono descritti in maniera più analitica nella memoria, possiamo avvicinarci al milione di tonnellate anno di riduzione delle emissioni di CO2 equivalente, soprattutto grazie alla riduzione del trasporto di rifiuti da regioni, in particolare del centro-sud, verso quelli del nord, ma anche attraverso la produzione di energie rinnovabili che possono sostituire energie fossili. E quindi il settore dell'ambiente potrebbe dare un contributo non piccolo, oltre che alla ripresa economica della fase post-emergenziale, anche al raggiungimento degli obiettivi ambiziosi ma ineludibili degli accordi internazionali per il contrasto al cambiamento climatico. Io vi ringrazio l'attenzione, mi fermo qui, non so se i miei colleghi vogliono integrare, se hanno recuperato i dati.
direi dare la parola per le domande, senatrice Nunes. Grazie della lunga informativa, estremamente utile. Io ho due domande abbastanza semplici, anzi veramente tre, però sono riflessioni perché probabilmente la risposta non mi può venire da lei. Una è legata alla questione dei dispositivi di protezione individuali, che l'Istituto Superiore di Sanità dice hanno una possibilità di essere sanificati velocemente e facilmente. Perché questi dispositivi non possono essere valutati come RUP, rifiuti urbani pericolosi, e avere un conferimento dedicato. Questo è stato anche suggerito dal Ministro dell'ambiente, perché alcune aziende già si dicono pronte alla raccolta, alla sanificazione e al riciclo di questi dispositivi. Chiaramente la divisione che viene fatta tra chi usa la mascherina, che è un rifiuto urbano semplice perché non sa di essere un portatore sano, e chi invece è un portatore sano e poi si ammala, in pratica è fittizia, non la possiamo sapere perché non sappiamo quanti soggetti sono portatori sani e lo sono stati, non lo sapranno mai. Quindi lo spreco di tutta questa materia e la destinazione di tutta questa materia in incenerimento o ai cementifici credo che sia un'azione che va in controtendenza da tutta quella che erano, da tutti quelli che sono i nostri obiettivi che non dobbiamo dimenticare e i nostri impegni che abbiamo preso anche in sede europea. Per quanto riguarda la difficoltà che abbiamo avuto per spostare i nostri rifiuti all'estero, devo dire che ci sono i dati contraddittori perché abbiamo avuto. Bisognerebbe, secondo me, andare un po' più sui numeri, perché questa situazione si è venuta a verificare per un periodo brevissimo, subito dopo il chiarimento del Ministro del fatto che fossero merci e che quindi non potesse essere impedita la circolazione di questi rifiuti, immediatamente hanno ripreso a circolare. E quindi l'altra riflessione è sul perché è stata impedita la falciatura, che poi è stato un danno per quanto riguarda il compostaggio e anche per quanto riguarda le nostre città, visto che comunque avrebbe potuto essere realizzata col distanziamento all'aperto. E invece vediamo le nostre città completamente rovinate da questa incuria. Ma ripeto, più che domande a lei, sono riflessioni che sentivo la necessità di fare. Se poi lei ritiene di potermi dare un sostegno di risposta, le sarei grato. Ok, vi invito sempre a fare domande pertinenti e essere più sintetici possibili. Qualcuno vuole rispondere a questo, a queste considerazioni? Molto rapidamente, sul primo punto, ovviamente noi non siamo in grado di intervenire sul tema della riciclabilità o meno, questo è un tema dei produttori e ben venga la possibilità di riciclare anche i dispositivi, di protezione individuale. La preoccupazione che noi rappresentiamo e sul quale bene tutti facciamo convergere energie è che questa emergenza, sanitaria ci ha insegnato che sul tema del monouso, in particolare delle plastiche monouso, non dobbiamo abbassare la guardia. Ovvero, cosa intendo dire? Che sotto il profilo della sicurezza alimentare, della sicurezza sanitaria, per i dispositivi di protezione individuale, per la vendita degli alimenti, probabilmente c'è stato un maggior utilizzo della plastica e un maggior utilizzo della plastica monouso. E questo quindi è un processo che soprattutto in questa fase non siamo in grado di arrestare. Dobbiamo sicuramente impegnarci tutti per evitare che
questa plastica monouso venga dispersa nell'ambiente, diventi littering, perché allora sì, produrremmo un grave danno ambientale. Poi se si riesce a ridurne l'utilizzo, la produzione, anche in questa fase emergenziale, sicuramente è un risultato positivo cui tutti possiamo dedicarci. Ma innanzitutto facciamo in modo di raccogliere tutti questi rifiuti, perché sarebbero, in questa maniera sì, sarebbero molto dannosi per l'ambiente se non adeguatamente gestiti. La seconda considerazione che volevo fare sull'ultimo punto, come dicevo sull'export, l'emergenza sta rientrando, è stata risolta grazie agli interventi indotti dalla circolare di fine marzo del Ministero o dalle ordinanze delle regioni. I rifiuti destinati all'estero, tali erano perché i fanghi escono con un codice rifiuti, così come il CSS, che in Italia può essere end of waste, ma non essendoci reciprocità all'estero viene considerato rifiuto, così come il plus mix. Come dicevo prima, forse in maniera troppo sfuggevole, dobbiamo tenere in considerazione che, per esempio, il fermo legato dovuto al lockdown dei cementifici ha fatto sì che uno sbocco per il plus mix, uno sbocco nazionale, ma anche al di fuori del nostro paese, per il plus mix o per le scorie di incenerimento, nel giro di poche settimane è venuto meno. Per cui in alcune regioni è stata fatta una deroga per poter portare in discarica le scorie di incenerimento o lo stesso plus mix, laddove non si è trovata capacità nei forni di incenerimento, nei termovalorizzatori disponibili in Italia. Sì, c'è anche qui, entra la voce, ok. Sì, dico, per gli scarti della raccolta differenziata c'è anche chi li trasforma in materia oltre che bruciarli. Per quanto riguarda le mascherine, sottolineo questa cosa, è giusta questa preoccupazione, io già mi diverto, tra virgolette, a fotografare mascherine e guanti abbandonati in ogni dove, ho già scaricato la memoria del telefono. Il problema sarà anche che a volte monouso non è sinonimo di usa e getta, perché io alterno le mascherine chirurgiche che si possono anche al sole, si possono anche diciamo sì, disinfettare, ma questa è un'altra faccenda che cercherò di portare avanti con il Ministero della Salute, non certo con voi. Si è prenotato l'onorevole Vianello, prego. Grazie Presidente, ringrazio i rappresentanti di Utilitalia. Volevo prima una domanda velocissima: se ho compreso bene, circa il 45% dei rifiuti che sono esportati all'estero sono rappresentati da CSS, giusto? Questo è una domanda, giusto per il dato, se ho compreso bene durante la spiegazione. Ho tre domande veloci, però sono utili per comprendere bene, perché ovviamente le disposizioni che l'Istituto Superiore di Sanità ha dato per trattare rifiuti che dei soggetti in quarantena, dei soggetti positivi, che quindi hanno rinunciato a fare le raccolte differenziate e sono andate quindi nell'indifferenziato. Questo ha rappresentato di fatto, ovviamente, oltre a un danno, diciamo, ambientale, ma anche contestualmente una riduzione anche di, insomma, di materiale per aziende che ne fanno utile. E quindi volevo comprendere esattamente se comunque i procedimenti, i processi degli impianti di riciclo in qualche maniera e di raccolta, in qualche maniera, diciamo, passa del tempo utile per far sì che il virus venga inattivato. Nella fattispecie, se più o meno può darci un tempo medio di quanto tempo passa dalla raccolta del rifiuto al quando viene e quando incomincia ad essere lavorato nel centro di riciclo o nella selezione manuale. Sempre su questo tema vorrei comprendere se la plastica, la carta, cioè tutto il materiale differenziato, quando viene portato nei centri di trattamento, viene in qualche maniera lavato già naturalmente per i processi che deve subire. Poi volevo fare una domanda invece per quanto riguarda
la questione degli inceneritori, se conosce il numero di quanti inceneritori hanno derogato sul quantitativo di rifiuti da bruciare e sono andati fino alla saturazione del carico termico. Grazie. Prego, decidete voi come e chi risponde. Prima e l'ultima subito. Dunque, nella memoria abbiamo scritto il dato del 45%, è corretto, leggo il passaggio così lo condividiamo tutti. Nel 2018, noi facciamo riferimento ai dati ISPRA, vi è stata un'esportazione di rifiuti urbani pari a 465.000 tonnellate, di cui il 45,3% pari a 210.645 tonnellate di combustibile solido secondario e il 17,6% pari a 81.840 tonnellate di rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti. Quindi il 45% è appunto CSS e il 17% sempre rifiuto solido urbano, ma non con le caratteristiche del CSS, ma il famoso, famoso per chi si occupa sempre di questo settore, 19-12-12, il codice CER 19-12-12. Per quanto riguarda gli impianti a saturazione del carico termico, mi risulta che siano stati fatti interventi solo in Emilia-Romagna, che peraltro è la regione che non ha previsto appunto la saturazione del carico termico, ma ha delle autorizzazioni a tonnellate, ma peraltro non a saturazione di tutto il carico termico, perché è stata fatta una valutazione su quello che è il fabbisogno, diciamo, il fabbisogno legato all'emergenza, sottratto anche la minor produzione di rifiuti per il periodo di emergenza a causa del lockdown. Questo per quanto riguarda, a mia conoscenza, anche perché la regione Emilia Romagna la conosco molto bene. Non so se Luca Mariotto mi può aiutare nella risposta delle altre domande. Non c'è Luca? No. Sì. Grazie. No, ci sono. Però ho avuto dei problemi di collegamento. Se può ripetere. Quanto sì. Tempo passa dalla raccolta al trattamento dei rifiuti negli impianti di trattamento appunto riciclo rispetto alle possibilità che, come dire, la carica virale venga meno? Interpreto io in questo senso in maniera estensiva la domanda. Sì, mi sentite? Bene. Buongiorno. Allora, la domanda dell'onorevole è sicuramente di interesse, perché si sa ancora poco rispetto alle capacità di sopravvivenza della carica virale del virus su diversi substrati, carta, plastica o gli altri materiali soggetti a raccolta differenziata. Quelle che sono in questi le evidenze degli ultimi studi dimostrano una sopravvivenza media, almeno questa è la raccomandazione dell'Istituto Superiore di Sanità, di 72 ore. Ora, in genere la lavorazione dei materiali negli impianti di trattamento è, credo, inferiore alle tre giornate in sto caso. Questo dipende ovviamente anche molto dalla struttura dell'impianto e come viene organizzato, però generalmente la permanenza del rifiuto prima di essere lavorato negli impianti è inferiore ai tre giorni. Questo perché comunque da un punto di vista dell'efficienza e della marginalità dell'impianto, quanto prima il rifiuto viene trattato dopo la raccolta, quanto più è agevole la sua selezione, questo sicuramente. Le raccomandazioni su tempi più lunghi di stoccaggio, in qualche maniera una specie di quarantena rispetto a minimizzare il rischio della manipolazione di rifiuto in impianti di trattamento, su questo si era espressa anche l'Unione Europea con un documento in cui si prefigurava anche la possibilità di effettuare questo tipo di
di stoccaggio preventivo ai fini sanitari. Vero è che da un punto di vista della da un punto di vista della valutazione dei rischi dei lavoratori negli impianti, anche dove vi è manipolazione di rifiuto, questa è comunque soggetta a presidi di dispositivi di protezione tali da rendere, come dire, inefficace quello che può essere il rischio infettivo. Il settore rifiuti, non è bene dimenticarlo, è comunque un settore a rischio infettivo da sempre. In questi giorni più volte abbiamo ricordato che in Italia ci sono 100.000 pazienti positivi e conclamati all'HIV. C'è stata un'epidemia di meningite a Bergamo a fine dicembre, ci sono malati di epatite virale, moltissime altre agenti patogeni, salmonella, Escherichia coli. Quindi comunque la gestione dei rifiuti è una lavorazione che ha necessariamente di mettere in campo dispositivi di protezione individuale. Quindi ora, ma anche prima, quelle che sono le cautele, le attenzioni rispetto al rischio infettivo ai nostri lavoratori è massimo e deve essere massimo anche una volta venuta meno l'emergenza Covid, perché, come ripeto, la gestione dei rifiuti è comunque un lavoro, un'attività che presenta un rischio endogeno ineludibile. Quindi da questo punto di vista è chiaro che almeno per come l'abbiamo interpretata, l'attenzione dell'Istituto Superiore di Sanità rispetto al rischio legato al conferimento di rifiuti provenienti da soggetti positivi per cui si è annullata la raccolta differenziata è un elemento prudenziale e sicuramente la loro considerazione partiva anche dal fatto che i numeri sono ancora molto bassi, perché comunque sono anche parlando di qualche centinaia di migliaia di persone, sono comunque molto basse rispetto ai 30 milioni di rifiuti urbani che vengono prodotti in Italia tutti i giorni, chiaramente, e tutti gli anni. Chiaramente quindi questo è stato un approccio prudenziale, però noi siamo anche convinti che quelli che sono i dispositivi e le procedure di sicurezza in essere ora nei nostri impianti sono comunque sufficienti per cautelare i lavoratori, anche perché anche questo è un dato di fatto, non abbiamo evidenza né in passato né ora di un aumento dell'incidenza del contagio all'interno dei nostri operatori. Benissimo. L'ultima era su se il materiale differenziato, quindi la plastica, la carta, quando vengono trattati, vengono lavati? Questo già normalmente come processo? Sicuramente la carta no. La carta no, perché anzi meno umidità ha, meglio si lavora. Sulla plastica non viene generalmente lavata, anche se comunque quando ci sono, per esempio, non può esserci anche che in alcuni impianti, se il materiale è abbastanza polveroso, ci sia anche dei getti d'acqua, però in genere non viene lavata, anche perché poi comunque il consumo d'acqua è importante negli impianti, poi si tenga anche conto che poi quest'acqua deve essere poi avviata a depurazione, quindi in genere si cerca di risparmiare questa risorsa. Grazie. Onorevole Zolezzi, poi si prepari l'onorevole Patassini. Grazie Presidente, grazie ai referenti di Utilitalia per l'audizione. Mi avete fatto sovvenire un quesito che potrebbe sembrare un pochino fuori tema, però ne avete parlato voi nella relazione. Volevo capire se a voi risulta in Italia una capacità residua negli inceneritori, nel senso che è chiaramente una domanda difficile perché ci sono norme regionali, norme nazionali, situazioni emergenziali, utilizzo o meno del massimo carico termico. Io posso dirvi che da accesso agli atti risultava, senza andare a cercare il massimo carico termico, circa 2,8 milioni di tonnellate di capacità residua per gli inceneritori principali di rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali. Aggiungendoci il potenziale carico termico si arriva a 3,8 e quest'anno, ipotizzando una riduzione
di 4,8 milioni di tonnellate di rifiuti totali stimate dal Tesis, circa un quinto di questi dovrebbero essere avviati in incenerimento, si arriva a 4,8. Però, a parte questi dati molto grezzi, chiedevo se voi avete qualche calcolo o se eventualmente potete fare una verifica, anche perché chiaramente c'entra con questo tema, perché poi in parte si è detto che una parte di questi rifiuti va comunque a incenerimento. E per quanto riguarda, ribadisco un po' la domanda del collega Vianello sul tempo, perché appunto il virus mettiamo che sia vitale per 9 giorni, ma tra la raccolta, l'arrivo al centro di trattamento, il trattamento vero e proprio, apparentemente i 9 giorni possono essere anche superati. La normativa, il DPR 254, e mi riferisco soprattutto ai rifiuti sanitari a rischio infettivo, parla di massimo 5 giorni per il ritiro presso le strutture ospedaliere. Capisco che avete già detto che questo non è proprio il campo vostro, però magari se ci potete aiutare o capire come, a chi possiamo, con chi possiamo interfacciarci per capire meglio questo aspetto, insomma, se si possono aspettare 5 giorni per ritirare i rifiuti sanitari per esempio in una struttura ospedaliera a rischio infettivo, se poi c'è un altro tempo di altri 3 giorni per arrivare a bocca di impianto, capire un attimo se ha senso spendere questi 1700 euro circa a tonnellata o se magari andrebbero spinte anche dal punto di vista normativo gli impianti di sterilizzazione. Abbiamo visto nel corso di questa audizione che circa 50.000 tonnellate di rifiuti nel 2017 sono state sterilizzate in Italia, ma non in sito, bensì in impianti esterni. Capire se c'è qualche accordo anche di Utilitalia in corso con aziende che fanno sterilizzazione in sito. Avete fatto bene a ricordare che ci sono altri problemi infettivi in Italia, chiaramente molti sono in Lombardia perché è una regione dove vivo e dove ci sono molte criticità sia ambientali che sanitarie che predispongono sia la meningite sia l'epidemia di legionella, di polmonite che c'è stato 1 anno e mezzo fa. Però in ogni caso ci sono altri problemi sanitari, per cui probabilmente la sterilizzazione in situ direttamente, in giornata, nelle strutture ospedaliere potrebbe essere anche un modo di ridurre il rischio infettivo, oltretutto di ridurre anche i costi, di far viaggiare gli operatori anche in sicurezza perché eventualmente trasportano un rifiuto già sterilizzato. Poi è chiaro che se la normativa e le sperimentazioni evolveranno si potrà fare come fanno in altri paesi del mondo, dove il rifiuto sterilizzato viene compattato e si fanno dei mattoncini, si mette in mezzo all'asfalto. Ho lavorato all'estero, in Zimbabwe, e lì si fa così, non, si fanno le capanne, si fanno gli arredi per esterni con i rifiuti che erano pieni di HIV o altri virus pesanti. Ricordo che i brevetti italiani di sterilizzazione in situ sono in 50 paesi, ci sono addirittura accordi in corso con la Cina, spero che a breve ci saranno accordi in corso con l'Italia, dove mi risulta ci sia un solo impianto in funzione di sterilizzazione in situ. Grazie. Prego. Deve attivare il microfono, altrimenti non sentiamo nulla. Mi sentite? Sì, prego. Sentite? Prego. Okay. Dicevo, parto da quest'ultimo argomento dove ribadisco che abbiamo scarsa conoscenza e competenza, essendo le nostre imprese associate impegnate più su altri versanti della gestione rifiuti, quindi sicuramente sono temi da approfondire e le considerazioni che ci siamo fatti tra di noi nei giorni scorsi per cercare di saperne di più su questa specifica filiera dei rifiuti sanitari è che forse ci voleva un'emergenza purtroppo per far evolvere questo sistema, forse questo sistema non avendo grandi numeri, non avendo mai dato problemi in passato, non avendo mai avuto criticità, non ha mai avuto neanche necessità di essere in qualche modo riorganizzato e potenziato. Quindi sugli impianti di sterilizzazione non sappiamo, non siamo in grado di aggiungere altro, possiamo soltanto sottolineare che la gestione dei rifiuti sanitari, per le conoscenze che abbiamo appunto attraverso le nostre aziende, è una gestione che è fatta attraverso contenitori specifici che può avvenire in assoluta sicurezza e tra l'altro gli impianti di termovalorizzazione, quelli che trattano gli urbani, qualora abbiano delle autorizzazioni per trattare i rifiuti sanitari, generalmente
devono avere, se, almeno secondo le nuove autorizzazioni, dei sistemi di caricamento specifico proprio per evitare il più possibile il contatto di questi rifiuti con altri rifiuti, di poter essere avviati direttamente al forno per la combustione e quindi evitare il più possibile la permanenza. È evidente che processi di sterilizzazione più diffusi anche in sito potrebbero sicuramente ridurre la pericolosità e poi su questo francamente alzo le mani, forse anche ridurre i costi per la gestione successiva di queste tipologie di rifiuti. Mentre per completare la risposta del collega Mariotto a quello che diceva sia l'onorevole Zolesi sia l'onorevole Vianello, per quanto riguarda i rifiuti che derivano dalla raccolta differenziata, mi sento di dire che probabilmente dal momento della raccolta al momento del trattamento difficilmente passano più di 48 o le 72 ore che si diceva. Però dobbiamo anche sottolineare che gli impianti, quantomeno quelli più moderni, sono impianti quasi totalmente automatizzati, per cui la selezione dei rifiuti, il caricamento, la selezione dei rifiuti avviene tutta con in automatico, senza alcun contatto umano, senza alcuna manipolazione. La separazione avviene con i lettori ottici e via discorrendo, e la manipolazione del rifiuto è assolutamente marginale, residuale, e gli operatori che manipolano il rifiuto sono dotati però di tutti quei dispositivi di sicurezza, sia in tempi di emergenza Covid sia in tempi di non emergenza, a partire dalle famose mascherine FFP2 o FFP3, guanti, le tute monouso, eccetera, eccetera. Quindi sotto questo profilo, diciamo, ci sentiamo di poter affermare che la sicurezza sul lavoro è garantita, e come diceva giustamente Luca Mariotto, il tema del rischio biologico è un tema che le nostre imprese non è che conoscono da oggi che c'è l'emergenza coronavirus, ma per le ragioni che si diceva hanno dovuto sempre affrontare e sono, come dire, già prevista nei documenti di valutazione del rischio. Infine, rispetto alla domanda dell'onorevole Zolesi, poi ho qui la disponibilità mia e dei miei colleghi per un incontro semmai specifico o video o in presenza quando ce ne sarà l'opportunità per confrontarci sui dati. Noi periodicamente, con la collaborazione di vari enti, l'ultima volta è stata nel 2019 con la collaborazione di ISPRA, facciamo un rapporto sul recupero energetico in Italia. In Italia sono opere che possiamo mettere a disposizione della Commissione, comunque scaricabile dal sito. In Italia sono operativi attualmente 38 impianti di termovalorizzazione per i rifiuti urbani. Il rapporto ne riportava forse, se non ricordo male, 3 in più che nel frattempo sono stati chiusi e dismessi. Faccio riferimento all'impianto di Colleferro, l'impianto di Ospedaletto di Pisa e l'impianto di Ravenna. A questi 38 impianti ne vanno aggiunti 2 che sono impianti nati come per la produzione di energia elettrica, impianti di coincenerimento, ma che sappiamo essere destinati ai rifiuti urbani, sono un impianto in Puglia, un impianto in Toscana, e se vogliamo possiamo aggiungere il fatto che nella realtà veneziana il rifiuto residuo viene trattato per produrre un CSS che poi viene trattato nell'impianto di produzione di energia, nella centrale elettrica Enel di Porto Marghera, centrale a carbone, che quindi è prevista, ne è prevista la dismissione, e quindi, come dire, i colleghi di Venezia dovranno poi preoccuparsi di come risolvere il problema. Questi sono quindi 38 più questi 2 più quest'ultimo impianto, quelli che ci risulta che in forma stabile, continua e permanente trattano i rifiuti urbani. Poi ci sono flussi di rifiuti urbani che vengono avviati a termovalorizzazione in impianti esteri per le quantità che riportano i rapporti ISPRA, e altre
quantità altri volumi, ma sempre comunque per quantità non particolarmente rilevanti, che vengono destinate al sistema dei cementifici. Questo è quello che risulta a noi e assolutamente non ci risulta, pronto, come dire, a ricredermi di fronte all'evidenza dei fatti, che ci sia una capacità non utilizzata di termovalorizzazione in questo paese pari a circa 3 milioni di tonnellate che diceva l'onorevole Zaleva. Però, siccome il tema è molto delicato e rilevante, diamo la nostra disponibilità a un confronto di merito per fare appunto un'analisi su questi dati. E peraltro, Scusi come dire, se ci fosse costruttività, se la interrompo, ma l'ultimo dato che ha dato si è sentito in maniera frammentaria, quindi se può ripetere quello 3 milioni, insomma, l'ultima frase sulla capacità residua. La capacità residua è quella che citava l'onorevole Zolese, mi sembra fosse 2 milioni 8, 3 milioni, insomma, avevo memorizzato grosso modo questo di tonnellate, grosso modo questo importo. A noi non risulta, però ripeto, se come dire, ci confrontiamo cerchiamo di interpretare bene questi dati. Se ci fosse questa capacità, sicuramente forse si farebbe minor ricorso allo smaltimento in discarica, che in Italia riguarda ancora 17-18 milioni di tonnellate di rifiuti, considerando sia i rifiuti urbani che i rifiuti speciali. Onorevole Patassini. Grazie Presidente. Ringrazio il Presidente per l'audizione di oggi e in particolare per il suo tramite vorrei ringraziare tutti gli operatori che in questi mesi hanno continuato a lavorare rendendo le nostre strade, le nostre piazze, i nostri luoghi più sicuri e certamente liberi da rifiuti. Nel concreto, visto che vorrei chiederle se le imprese del settore, le imprese a voi associate, hanno ricevuto supporto, sostegno, aiuto, indicazione dal Ministero dell'Ambiente e dell'Istituto Superiore di Sanità. Perché, per quello che ci riguarda, e vorrei chiederle conferma, a noi risulta solo una circolare del MATM del 25 marzo, ma mai indicazioni al mondo che opera nel settore del trattamento rifiuti. A proposito dell'export, il ministro Costa nella sua audizione aveva evidenziato che l'esportazione di materiale derivante da rifiuti era stato esportato come merce. Lei ci sta dicendo invece che l'esportazione di questo materiale è un rifiuto. È un 19-12-12, è un materiale assimilato, quindi volevo chiederle conferma se avessi capito male io. Da ultimo, cosa sarebbe successo se l'Italia non fosse stata dotata, ancorché in maniera non sufficiente, di capacità, come chiamava lei, di backup, di riserva per l'incenerimento dei rifiuti? Che per quello che ci viene affermato in questo ciclo di audizioni è lo strumento più idoneo per l'eliminazione della questione Covid. Grazie. Prego. Molto rapidamente, come abbiamo riportato nella memoria, il Ministero dell'Ambiente si è espresso il 27 marzo con una circolare che, sebbene non avesse forza di legge, è stata molto utile per indirizzare le ordinanze delle regioni e/o degli enti locali. Sotto questo profilo, come dire, noi abbiamo notato, abbiamo contato almeno una sessantina di provvedimenti regionali, territoriali che forse non hanno aiutato nella gestione di questa fase emergenziale. Dicevo, la circolare del Ministero è stata, pur non avendo forza di legge, è stata molto utile sotto questo profilo e ha indicato correttamente le azioni che si potevano mettere in campo nell'immediato per alleviare le problematiche nella gestione.
dei rifiuti, così come è stato utile il report dell'Istituto Superiore di Sanità, che ha dato un indirizzo chiaro rispetto a una materia abbastanza diciamo controversa, sulla quale pure avevamo registrato atteggiamenti diversi da regione a regione. Ovviamente, come dire, sono istruzioni che sono giunte in un momento di emergenza, che dovevano prendere delle scelte immediate e attualmente applicabili. E così come anche ISPRA in qualche modo aveva, grazie a un tavolo di confronto con i vari soggetti coinvolti, con gli operatori, aveva in qualche modo prodotto un report che poi è stato alla base della circolare del Ministero. Devo sottolineare però, rispondendo anche in questo all'ultima delle tre domande, che il sistema nazionale è riuscito a far fronte alla mancata possibilità di esportazione e alla carenza impiantistica attraverso le discariche, che non sono il sistema ottimale per trattare e gestire i rifiuti. Sappiamo bene che producono un impatto ambientale maggiore di altri impianti, peraltro permanente nel tempo, ma grazie alle discariche e alle deroghe che sono state previste per le discariche per alcune tipologie di rifiuti, si sono riuscite a gestire quei flussi che altrimenti erano destinati all'estero. Poi c'è stato, come dire, dopo la prima fase iniziale, una compensazione, quindi la riduzione, diciamo, dei rifiuti prodotti dalle imprese chiuse per lockdown ha liberato degli spazi per quei flussi di rifiuti, soprattutto gli scarti della raccolta differenziata, che non trovavano gli sbocchi all'estero, gli sbocchi nei cementifici, quindi una risposta parziale è giunto da quello. Per quanto riguarda l'export di rifiuti, noi stiamo continuando a fare intanto il monitoraggio dei flussi originariamente destinati all'estero, che non stanno trovando sbocco, quindi anche nelle settimane future, se lo ritenete opportuno o utile, siamo in grado di produrre un report, casomai anche più dettagliato di quello che abbiamo sintetizzato nella memoria. La vera riduzione della problematica la stiamo riscontrando da una o due settimane. I paesi esteri stanno riaprendo, come si diceva, le frontiere. Precisiamo peraltro che le scelte di bloccare l'importazione da parte dei paesi esteri di rifiuti provenienti dall'Italia non sono solo scelte commerciali o di cautela, di cautela sanitaria, ma sono anche scelte legate ai cicli produttivi, perché destinatari dei rifiuti italiani sono spesso anche cementifici all'estero, e così come hanno chiuso in Italia, hanno chiuso all'estero, perché il lockdown ha riguardato tutti i paesi. I flussi di cui ci siamo occupati noi, che ci sono stati segnalati dalle aziende, ci risultano essere flussi di rifiuti, perché il CSS è un rifiuto, al codice 19.12.10, il 19.12.12 è un rifiuto da trattamento di rifiuti urbani, così come i fanghi sia delle cartiere di depurazione sono rifiuti, così come anche il plasmix, ovvero gli scarti della raccolta, del riciclo della plastica. Quindi questi sono i flussi che noi principalmente abbiamo monitorato, perché ci sono stati segnalati da imprese associate o si sono stati segnalati dai consorzi di filiera, che hanno lanciato l'allarme, in particolare il CONAI, Corepla, sia rivolgendosi ai ministeri e alle regioni, sia anche alle federazioni come Utilitalia o le altre federazioni di rappresentanza degli operatori dei rifiuti. Da ultimo, ringrazio per il ringraziamento, e sicuramente lo trasferirò per quanto possibile al nostro sistema di impresa sociale. Grazie. Concludo, provo a
fare un piccolo riepilogo e voi correggetemi se sbaglio o dico qualcosa di sbagliato. Allora, in primis, per quanto riguarda le aziende che gestiscono i rifiuti, mi pare che il problema più grande, a parte le solite criticità, io mi sto riferendo adesso al prima del virus, al dopo virus, diciamo così, insomma, a quello che il virus ha comportato e ha cambiato eventualmente il sistema. Fondamentalmente il problema principale, mi è capito, è la crisi finanziaria, diciamo così, quello sulla Tari, sulla liquidità, e credo che questo già di per sé sia un problema forte e grande, ci mancherebbe. Per il resto, però, per la gestione dei rifiuti, non, da come ho capito, non vedo che sia cambiato praticamente nulla, nel senso che dopo lo smarrimento iniziale c'è pure chi ne ha approfittato per dire servono, che poi lo dicevano anche prima, servono altri impianti, serve un incenerimento, blocchiamo la raccolta differenziata, insomma c'è stato un po' di smarrimento iniziale. Mi sembra di aver capito che soprattutto all'inizio, quando c'è stato questo blocco, che poi, correggetemi se sbaglio, questo blocco delle frontiere è stato molto limitato sia per quanto riguarda i paesi, che solo qualche paese dell'est credo che abbia provato a respingere, insomma a bloccare, ma è durato pochi giorni, quindi io capisco che poi gli effetti, come se uno lancia un sasso nello stagno, insomma le onde si propagano e quindi gli effetti si vedono pure nel periodo successivo, però mi sembra che è durato pochi giorni ed era molto limitato, quindi è stata quasi irrilevante come cosa. Detto questo, si è ampliato gli stoccaggi, non solo per il blocco degli import, però di conseguenza presumo che essendo rallentato tutto, anche l'attività industriale, diminuiscono i rifiuti, ma diminuisce anche poi la domanda di raccolta differenziata di materiale per poter, insomma, c'è uno squilibrio e quindi è normale che si faccia un po' di compensazione con lo stoccaggio. La mia domanda è, ora che tutto è ritornato, diciamo, alla normalità per quanto riguarda l'export, si può togliere questa, diciamo così, opzione dello stoccaggio, dell'aumento dello stoccaggio? Prima domanda. Per quanto riguarda i cementifici, se ci spiega un po' meglio il ruolo dei cementifici e se probabilmente anche loro hanno avuto meno, essendo bloccati alcuni cantieri, hanno avuto forse meno necessità di meno lavoro e quindi meno necessità di carburante, diciamo così, e come cambierà, insomma, qual è il ruolo dei cementifici. Per quanto riguarda altra questione che a me, quanto ho capito, è abbastanza relativa, sul fatto del, premesso che la Comunità Europea ha sempre detto che la raccolta differenziata non va mai interrotta, addirittura ha detto anche per i positivi, anche perché spesso è difficile distinguere tra positivo e positivo asintomatico. Però innanzitutto il primo contatto è con chi va a raccogliere, l'operatore che va a raccogliere la spazzatura, sia che sia differenziata o indifferenziata. Senza citare casi particolari, a volte a me capita che metto la plastica di fuori, me la ritirano dopo 2 settimane, per 2 settimane ce l'ho davanti al cancello. Però, mediamente, ora che arriva un operatore che prende il rifiuto, lo carica nel camion, lo porta in sedi intermedie, poi arriva lo stoccaggio sta 2-3 giorni, cioè a meno che non apriamo il forno e facciamo una TAV dove i camion direttamente, i treni arrivano in poche ore da casa, da ogni casa fino alla bocca del forno, alla fine, visto che la permanenza media del virus è di 72 ore e che invece i vari processi necessari, purché anche se uno li accorcia, li accelera, ma sono inevitabili, alla fine il virus è morto per strada, quindi alla fine poi se va all'incenerimento, se va al recupero, alla discarica, questo dal punto di vista del virus cambia ben poco. E
gli operatori, che io sappia, a meno che non ci sono delle realtà sommerse, dei lavoratori a nero che non hanno gli standard di sicurezza, però gli operatori del settore hanno tutti mascherine, guanti o protezioni più importanti, diciamo così, visto che alcuni settori, alcuni anelli maneggiano i rifiuti in maniera forse un po' più invasiva, però mediamente tutti gli operatori mi auguro che abbiano i giusti strumenti di protezione. Avete fatto degli studi a riguardo, cioè se gli operatori del settore di gestione dei rifiuti hanno avuto un'incidenza di contagio superiore alla media? Questa è la mia domanda. Ultima questione, voi avete, prima con l'onorevole Patassini si parlava di ordinanze regionali, avete una raccolta di queste ordinanze regionali che immagino io forse possono anche variare da regione a regione, possiamo collaborare se ce l'avete a condividere queste informazioni? Grazie. Molto rapidamente, sulla prima domanda, sul relativo diciamo al provvedimento sugli stoccaggi, io inviterei alla cautela, nel senso che la fine dell'emergenza non corrisponde con la fine dei problemi, ma abbiamo sicuramente dei mesi di transizione per ritornare, speriamo peraltro, alla normalità, perché si devono riaprire, riattivare le imprese, riattivare i mercati e quindi può essere che non ci sia un beneficio immediato, ma che occorra tempo. Ma su questo, poiché abbiamo seguito l'audizione del ministro proprio nella vostra commissione, il ministro aveva annunciato di voler aprire un tavolo di confronto con gli operatori. Se quel tavolo verrà effettivamente aperto e se saremo parte di quel tavolo, come desideriamo esserlo, sicuramente questi sono temi che possiamo affrontare in quel tavolo, cioè studiare le misure più opportune per il ritorno alla normalità. E sottolineo che noi non siamo amanti degli aumenti degli stoccaggi, perché gli aumenti degli stoccaggi comportano maggiori volumi di rifiuti, maggiore permanenza temporale dei rifiuti, quindi maggiori rischi rispetto alla gestione di quegli stessi rifiuti. Quindi noi lo stoccaggio lo vediamo proprio come un impianto funzionale all'arrivo del rifiuto, al suo smistamento e alla sua ripartenza. Però detto questo, dobbiamo avere molta gradualità, perché la normalità non la si raggiunge rapidamente e in maniera immediata. Così come sull'export, riteniamo che diciamo, come dicevo prima, siamo in riduzione della tensione dell'impatto del fermo dell'export, ma siamo ancora abbiamo ancora dei problemi, quindi abbiamo ancora bisogno di alcune settimane prima di poter dichiarare di essere tornati alla normalità, perché anche qui dobbiamo pensare che gli altri paesi devono uscire al pari del nostro dal lockdown e quindi avere la ripresa delle varie attività economiche. Qual è il ruolo dei cementifici? Il ruolo dei cementifici è un ruolo sussidiario che abbiamo visto essere più importante di quello che si poteva pensare, perché i cementifici, operando la cosiddetta sostituzione calorica, cosa si intende dire? Sostituiscono l'utilizzo del carbone per i loro cicli produttivi con dei rifiuti, peraltro con anche impatti ambientali che sono stati stimati ridotti, e questo fa sì che nel ciclo di produzione del cemento si possono utilizzare dei rifiuti che quindi non necessitano di altri impianti di termovalorizzazione di scarichi. Stiamo parlando di quantità, vado a memoria, prendete con beneficio di memoria, che mi sembra che a livello nazionale siano al di sotto del milione di tonnellate, ma nel momento in cui i cementifici si sono fermati, il CSS, principalmente i cementifici, trattano gli scarti del riciclo della plastica, ma anche talvolta del normale CSS che proviene dal trattamento dei rifiuti urbani residui,
Quindi quelle quantità dovevano trovare una collocazione in altri impianti. Altresì i cementifici trattano, ma in questo caso non per sostituzione calorica, quanto per operando nel recupero di materia, le scorie degli inceneritori come aggregati per la produzione di cemento. Fermandosi i cementifici, per le scorie che nel nostro paese vanno per il 70-80% appunto recupero, dovevano trovare degli sbocchi e quindi sono stati previsti gli smaltimenti in discarica. Per quanto riguarda l'incidenza del contagio tra gli operatori del settore, fermo restando che per questioni di privacy non abbiamo a disposizione dei dati, ci sentiamo di poter affermare per, diciamo, notizie che abbiamo avuto informalmente, che non c'è diciamo una percentuale di operatori del settore colpita più di quanto sia la popolazione del territorio di riferimento dell'impresa o di quell'operatore colpita, appunto. Quindi non vediamo alcuna correlazione tra la gestione dei rifiuti e la diffusione del contagio. D'altra parte abbiamo visto che dalle notizie di cronache che spesso la diffusione del contagio discende da situazioni che sono del tutto estranee anche al luogo di lavoro, escludendo in questo caso ciò che riguarda gli operatori sanitari. E quindi non abbiamo registrato, non ci sono state segnalate incidenze appunto superiori a quelle che sono le incidenze nella popolazione del territorio di riferimento. E comunque non abbiamo visto delle correlazioni. Ci tengo a precisare, ma mi sembra che questa cosa stesse affermando lo stesso presidente Vigneroli, i nostri operatori, fatto salvo situazioni che non ci appartengono e che comunque condanniamo qualora avvengano, i nostri operatori sono dotati dei dispositivi di protezione individuale e sono già in qualche modo istruiti sulla gestione del rischio biologico, ma del rischio biologico da rifiuti, perché è uno dei rischi classici in questo tipo di attività. Abbiamo avuto in alcune realtà alcune tensioni di carattere sindacale perché c'era una scarsa disponibilità di questi presidi, o di questi presidi arrivavano in ritardo e quindi questo ha rallentato talvolta l'esecuzione dei servizi, ma questo qui parliamo sempre della prima fase dell'emergenza. Infine, sulle ordinanze regionali, se non sbaglio, abbiamo attivato un sito specifico all'interno del nostro sito, una sezione specifica all'interno del nostro sito web nel quale abbiamo riportato questa documentazione. Comunque, sicuramente vi forniremo una rassegna delle ordinanze regionali che abbiamo raccolto e che abbiamo a disposizione. Ok, Grazie. grazie. Ci sarà molto prezioso. L'unica vorrei sottolinearla meglio per capire. Possiamo dire che quindi, visto la permanenza del virus di poche ore, 72 ore, a prescindere da dove decidiamo noi di destinare il rifiuto e come, comunque sia, arrivato a destinazione finale, è già sparito da ore, se non giorni? La certezza scientifica non ce l'abbiamo perché, come precisava Mariotto prima, le conoscenze al riguardo non sono ancora sufficientemente solide. Ci sentiamo di sottolineare che comunque la gestione del rifiuto è talmente in sicurezza che quello che sappiamo del virus, che dopo alcune ore perde la carica virale, ci sentiamo sufficientemente tranquilli e quindi le disposizioni adottate sono sufficientemente solide. Questo, peraltro, come dire, lo possiamo dire perché nei nostri impianti non abbiamo avuto alcuna battuta di arresto o sospensione nell'attività di gestione dei rifiuti in questa fase. Le misure prese sono state misure, laddove possibili, ulteriormente cautelative, ma non strettamente necessarie a fronte di un'urgenza. Non so se ho risposto per quello che possiamo rispondere in questo momento. Perfetto,
Grazie dell'audizione, ci teniamo in contatto per questo scambio di informazioni, dichiaro chiusa l'audizione, grazie.